monaca docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e assieme ad altri colleghi ho curato questo convegno. E uno dei nostri obiettivi, una delle nostre speranze era riuscire ad ospitare qua oggi tutte e sei le scuole titolate a formare nel profilo UFP5 futuri restauratori. Dire che siamo molto contenti perché siamo appunto riusciti a garantire la presenza di tutte e sei. Il primo intervento, che è a cura dell'Istituto di Patologia del Libro, doveva essere della direttrice Maria Letizia Sebastiani, che non è potuta venire e quindi ce lo presenterà la dottoressa Anna Di Pietro. Prego. Buongiorno a tutti. Sono Anna Di Pietro, sono vice direttore della Scuola di Alta Formazione e Restauro dell'Istituto, per dirla breve, di Patologia del Libro, sì, oggi denominato ICRC FAL, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario. Porgo i miei saluti e porgo soprattutto quelli della dottoressa Sebastiani, che non è potuta essere presente oggi e che mi ha delegato di leggere la sua relazione. La relazione è un discursus sulla storia del nostro istituto fondato nel 1938, dove appunto emerge quanto sia sempre stata importante la didattica e la formazione dei restauratori e di altro personale addetto alla conservazione dei beni culturali. L'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario nasce come Regio Istituto di Patologia del Libro nel 1938 su progetto di Alfonso Gallo, con la finalità di coniugare lo studio del libro dal punto di vista delle sue componenti materiali con le discipline scientifiche. Sin dall'origine l'impegno dell'Istituto consiste essenzialmente nella ricerca e nell'alta formazione, finalizzate alla conoscenza, conservazione e restauro dei materiali librari conservati nelle biblioteche italiane. È nel 1975 che viene inserito tra gli istituti centrali del neo Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con la denominazione di Istituto Centrale per la Patologia del Libro. Nel 2007 l'istituto confluisce, viene fuso con il Centro di Fotodiproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato, nell'odierno Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario. Ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 2008, all'istituto viene assegnata l'attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, verifica, conservazione preventiva e restauro del patrimonio archivistico e librario e in aggiunta grafico, fotografico, digitale e cinematografico. Con la consapevolezza che la conservazione e il restauro riguardano la componente materiale dei beni culturali, per oltre mezzo secolo presso l'Istituto si sono svolte ricerche relative alla ricostruzione della storia tecnologica del libro. Nel corso degli anni i laboratori hanno sempre portato avanti una fondamentale attività di ricerca sul doppio binario della conservazione preventiva e dell'intervento di restauro vero e proprio, in stretta collaborazione con le principali istituzioni nazionali e internazionali che operano nel settore, accumulando un immenso patrimonio di conoscenze, competenze e abilità che gli hanno permesso di divenire un punto di riferimento internazionale. L'Istituto è attualmente organizzato in 9 laboratori tecnico-scientifici affiancati da vari settori di supporto. Integrano in maniera sostanziale l'attività dell'Istituto, fin dalla sua istituzione nel 1938, una biblioteca specialistica, un'importante fototeca e uno spazio espositivo permanente destinato ad attività didattiche collegate alle componenti materiali del libro e del documento. Dei danni provocati sia da agenti fisici, chimici e biologici, sia da interventi umani che da quelli animali, da allagamenti, incendi, terremoti e guerre, attualmente in via di questo spazio attualmente in via di ristrutturazione e riallestimento. L'Istituto ha tra i suoi compiti istituzionali iniziative di promozione editoriali attraverso le quali promuove le proprie attività e divulga informazioni a carattere tecnico-scientifico.
Fin dalla sua istituzione, l'Istituto ha svolto le funzioni di centro di formazione e perfezionamento, come risulta da documenti d'archivio, inserendo sempre nelle materie di insegnamento la fotografia. Nel 1940, con Regio Decreto, infatti, i laboratori degli istituti, tra cui quello fotografico, erano impegnati, oltre a svolgere i normali compiti loro affidati per il conseguimento dei fini assegnati all'istituto, in corsi didattici che prevedevano sia officine di preparazione per apprendisti della durata di 5 anni, sia centri di perfezionamento per laureati provenienti da autorità italiane e straniere della durata di 2 anni. Al termine dei corsi era previsto un esame al fine di accertare la preparazione nella specialità dei laboratori frequentati. A coloro che superavano questo esame veniva rilasciato un diploma dal quale risultava la propria specializzazione. Ai laboratori scientifici potevano essere ammessi gratuitamente, in qualità di collaboratori del personale in servizio, assistenti volontari laureati in lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, o ingegneria, in rapporto alla specializzazione del laboratorio richiesto, per un periodo di non meno di 2 anni, al termine del quale era rilasciato loro un attestato di tirocinio. Nel 1941 veniva stipulata una convenzione, da valere ad ogni forma di legge, tra il Ministero dell'Educazione Nazionale e la Regia Università di Roma, in virtù della quale il Regio Istituto di Patologia del Libro avrebbe ospitato nei suoi locali in via Milano 76 la Scuola Nazionale di Specializzazione per Bibliotecari, dipendente dalla Regia Università di Roma, mettendo a disposizione di detta scuola aule, laboratori, docenti e materiali. In seguito all'istituzione nel 1975 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, l'istituto veniva inserito tra gli istituti centrali del neo ministero con la denominazione di Istituto Centrale per la Patologia del Libro e tra i suoi compiti istituzionali era inserito l'insegnamento del restauro per il personale tecnico scientifico dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni regionali. Al fine di confermare e accentuare le funzioni di centro di perfezionamento già riconosciute all'istituto fin dal 1940, nel novembre del 77, con regolamento provvisorio approvato dal Ministro, si dava inizio al primo corso biennale sulla conservazione e restauro dei beni librari, che prevedeva tra le materie di insegnamento in modo specifico fotografia, ed era affidato a 12 studenti, di cui un quarto stranieri, scelti sulla base di un colloquio informativo, volto ad accertare il loro grado di attitudine a operare nel campo della conservazione e del restauro librario. Nel corso del secondo anno era prevista l'elaborazione di un lavoro sperimentale da discutere durante l'esame colloquio finale. Il superamento di tale prova prevedeva il rilascio di un diploma di restauratore di materiali librari. Le tesine elaborate nei suddetti corsi sono attualmente conservate presso l'archivio della SAF, Scuola di Alta Formazione. Nel novembre del 1992 veniva attivato a Spoleto il corso europeo di formazione specialistica per conservatori e restauratori di beni librari, attraverso una convenzione stipulata tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Umbria, alla quale aderiva in seguito anche il Comune di Spoleto. L'organizzazione scientifico-didattica dei corsi biennali di alta qualificazione professionale, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, erano destinati a 15 giovani cittadini europei disoccupati che usufruivano di una borsa di studio. Nel 1996, con l'ingresso di altri partner e sulla base di un accordo di programma, il corso si trasformava in Scuola Europea di Conservazione e Restauro del Libro. L'organizzazione scientifico-didattica rimaneva affidata all'Istituto Centrale per la Patologia del Libro. In seguito l'Istituto, divenuto con un acronimo impronunciabile ICRC PAL e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, attivarono il corso di laurea magistrale in restauro di materiali librari, REMLIB, al fine di costruire il percorso di formazione del restauratore inteso come figura professionale con responsabilità di controllo e di gestione nella conservazione del patrimonio di archivi e biblioteche. Nel 2011,
13 settembre, la Commissione Tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istruzioni formative per la vigilanza sull'insegnamento del restauro dava parere di conformità in ordine all'istituzione e all'attivazione della Scuola di Alta Formazione e Studio in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, corso a ciclo unico quinquennale, per il percorso formativo professionalizzante CIP, che compete materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenace, materiale fotografico, cinematografico e digitale. Il corso a ciclo unico quinquennale a carattere teorico-pratico, attivato a partire dall'anno accademico 2010-2011, è volto a preparare alla professione di restauratore, inteso come figura professionale con responsabilità, ci ripetiamo, sia di controllo e di gestione nella conservazione del patrimonio di archivi e biblioteche, sia nel restauro. I programmi del corso prevedono l'acquisizione di conoscenze e abilità estesi ad aree diverse e interconnesse, che abbracciano la pratica delle diverse componenti materiche del libro e del documento, le scienze dei materiali e dell'ambiente. Alle lezioni teoriche sono affiancati percorsi di formazione nei laboratori basati sulla sperimentazione di nuovi materiali e tecniche di intervento e sull'utilizzo di tecnologie più avanzate per la diagnostica. Le lezioni sono affiancate da cantieri di restauro esterni. Nell'ambito della Scuola di Alta Formazione è attivo dall'anno accademico 2014-15 il corso di restauro dei beni fotografici, il cui svolgimento è suddiviso in due anni accademici e comprende sia lezioni frontali sia attività pratiche di laboratorio. Consultando i contenuti e i programmi di tale corso dall'anno della sua attivazione di oggi, si rileva come il corso sia venuto di anno in anno coniugando le tradizionali tecniche di restauro nel campo della fotografia con le più aggiornate innovazioni tecnologiche. Nel primo anno di attivazione, infatti, gli obiettivi formativi prevedevano alla fine del corso la conoscenza e l'identificazione dei procedimenti fotografici, la programmazione e gli interventi di restauro, quali pulitura, consolidamento, risarcimento e recupero delle distorsioni planari, adeguamento cromatico, realizzazione di contenitori idonei alla conservazione, su materiali monocromatici, a colori e su stampe digitali. In seguito, gli approfondimenti delle casistiche e delle tematiche di conservazione e restauro hanno inserito negli obiettivi formativi le stampe positive cartacee argentiche, stampe alla lumina e stampe alla gelatina, e positivi non argentici e negativi su lastra di vetro alla gelatina. Attualmente il corso di restauro dei beni fotografici prevede lo studio dei materiali costituenti l'immagine fotografica e dei principali procedimenti storici di ripresa e di stampa del secolo XIX, fino a giungere alla fotografia moderna e ai procedimenti fotomeccanici. Per ogni procedimento sono analizzati la struttura fisico-chimica, la tecnica di manifattura, i fattori di deterioramento fisico, chimico e biologico e i principi di conservazione preventiva. Durante le attività pratiche di laboratorio, l'attenzione è focalizzata sull'analisi dei processi di degradazione fisici, chimici e biologici, sulla progettazione di metodologie di conservazione e restauro e sulla scelta dei materiali. Durante il corso vengono prese in considerazione le problematiche relative all'archiviazione dei fondi fotografici. Il corso è completato da lezioni tecniche relative alla riproduzione del documento, alla diagnostica fotografica, ripresa multispettrale o ultravioletto, reflectance transformation imaging e alla post-produzione sia come archiviazione digitale delle immagini sia come correzione delle immagini. A oggi nella nostra SAF sarò più veloce. Ad oggi nella nostra SAF è stata discussa una tesi in materia di restauro beni fotografici a cura di Barbara Cattaneo con il titolo L'impiego di gel rigido di Gellano per il restauro di stampe all'albumina, casi di studio dal fondo Beccarini, ICCD 2015, ed è in corso di elaborazione la tesi di Claudia Garofi, qui presente in sala, sulla collezione degli album fotografici del fondo Mariano Fortuny dei Musei Civici di Venezia.
Nella prima tesi l'impiego del gel rigido e acquosi si è dimostrato validissimo supporto per le delicate operazioni di distacco e pulitura superficiale ad umido, anche su materiali fotografici. L'esecuzione dell'intervento di restauro sulle albumine del fondo Beccarini ha mostrato una nuova metodologia di intervento in linea con i più recenti principi teorico-pratici della conservazione ed è stato possibile rimuovere le possibili cause di degradazione ottenendo inoltre un considerevole miglioramento della leggibilità e della fruibilità delle immagini. La seconda tesi, che sarà discussa in aprile, tratta l'intervento di restauro sull'album fotografico ed è stato accompagnato da un accurato studio storico della collezione stessa e della figura di Mariano Forni e dei contenuti materici al fine di valutare lo stato di conservazione dell'intera collezione, in grado di fornire linee guida per le problematiche esistenti nel campo dell'archiviazione dei fondi fotografici. Attualmente quindi l'Istituto, che da sempre coniuga l'antico con il nuovo e il nuovissimo, la tradizione con l'innovazione, da un versante continua a integrare le sue ricerche e i suoi studi nel campo del papiro, della pergamena e della carta, con un approccio scientifico diagnostico e tecnico altamente specializzato e innovativo, integrando pienamente nel suo percorso le rilievi della SAF, e dall'altro è profondamente inserito nelle nuove sfide del restauro e della conservazione delle tecnologie digitali e delle fotografie e dei supporti cinematografici, ultima grande sfida. Infatti a partire dall'anno accademico 2012-13 è stato attivato presso la scuola di alta formazione anche il modulo di restauro beni cinematografici, basato sull'acquisizione di solidi fondamenti scientifici e concettuali e di una sperimentazione di tipo tecnico-pratico concreto, basato su operazioni reali, dimostrazioni e realizzazioni di prodotti. Presso l'Istituto c'è realizzato un laboratorio di restauro cinematografico e oggi sono già state presentate nella sessione di laurea dell'anno accademico 2014-15 due tesi. La prima di Gennaro Tortino dal titolo Film di famiglia come documento d'archivio, recupero, conservazione e restauro del fondo Disegni, relativa ai filmati amatoriali in 16 mm di famiglie ebraiche degli anni 1920-30. La seconda di Silvia Corso, dal titolo Imbibizioni, miraggi e mordenzature, aspetti e problematiche del restauro e della riproduzione analogica dei colori nell'era digitale, riguardante il restauro di un lungometraggio svedese a colori degli anni 1920 in 35 mm di nitrato di cellulosa. È finita. Mi dispiace, mi scusi con l'augurio di quanto appunto l'Istituto tende a portare avanti, cioè la trasmissione e l'insegnamento di queste materie, anche le più moderne, come fotografia e cinema, venga raccolta dai nostri studenti, non solo dalla nostra sala, ma dalle nostre sale famiglie come l'OPB e l'ISCN. Vi ringrazio, scusate, forse è stata un po' noiosa la lettura, c'era dell'altro da dire, ma rimaniamo alla prossima volta. Grazie. Grazie. Noiosa mai, perché nessuna istituzione come Patologia può ripercorrere quello che è stato il faticoso cammino per arrivare allo stato attuale, quindi bene così anzi. Io prima non ho presentato Letizia Montalbano, direttrice della scuola dell'ufficio delle pietreture, nonché mia maestra, quindi io sono molto contenta anche personalmente, che ci ha, posso dire onorato, io dico onorato perché lo penso, della sua presenza, perché solo 10 anni fa era inimmaginabile fare un convegno in accademia con anche delle figure di riferimento così importanti. Prego Letizia. Grazie mille, grazie mille. Non abbiamo un po' presentato questa sezione, quindi prima della relatrice un attimo solo, quindi ci stiamo occupando di quella che è la formazione, le scuole di restauro, quindi delle scuole di restauro che hanno attualmente attivo il percorso 5, il famoso percorso formativo professionalizzante, quindi quest'area che raccoglie all'interno tanti tipi di materiali più tradizionali come sono quelli cartacei e membranacei, per arrivare poi invece, come previsto dal famoso decreto 87/2009, anche ai materiali fotografici, cinematografici e digitali. Allora, per tutte le scuole che qui
qui sono rappresentate e che quindi affrontano questo argomento, il percorso formativo numero 5 è uno dei percorsi più difficili da attivare, perché si affrontano veramente nuovi materiali. È difficile pensare al cinematografico, alle pellicole, e all'interno naturalmente, giustamente, ci sono i beni fotografici che finora avevano avuto poco valore in questo senso. Cosa dire? È un tipo di formazione che viene in genere fatta non i primi anni, ma bisogna essere già bravi restauratori o comunque avere una certa dimestichezza con tutto quello che riguarda il bene cartaceo, l'ingranaggio, eccetera, eccetera, per poter affrontare un tipo di formazione che è estremamente specialistica, molto specialistica, tant'è vero che ora cominciamo ad avere dei restauratori di beni fotografici italiani, esperti, ma fino a qualche anno fa avevamo veramente difficoltà, ecco, quindi non solo difficoltà ad affrontare il restauro delle fotografie, ma anche magari difficoltà a trovare dei restauratori che insegnassero, quindi diciamo, io penso che le prime tesi siano intorno al 2014-15, sicuramente non prima, perché il nuovo regime parte intorno al 2010-11, quindi la formazione quinquennale parte da questo momento qui. Quindi ci sono anche delle tesi, come citava appunto la collega dell'alta scuola, alta formazione, Anna Ripeto, sono tra le prime sicuramente, come anche questa è l'Accademia, ho visto il libro, il volume appunto che già presenta dei bei lavori. Ecco, un'altra cosa, poi lascio subito la parola, formazione difficile, formazione che però fa capire come anche il campo del restauro è cambiato, quindi si affrontano delle categorie nuove, si devono affrontare e noi come formazione lo dobbiamo fare tra l'altro per forza, bene, non possiamo far finta di non vedere o fare dei periodi storici, quindi così è per il contemporaneo, così è per il polimaterico, così è per, come si diceva prima, casistiche che prima erano quasi impensate, quindi bisogna cominciare a pensarci e lavorarci, e sicuramente comunque saranno anche spunti molto buoni per le nuove generazioni, quindi io dico sempre agli studenti, guardatevi attorno, guardate anche cosa all'estero stanno studiando, come si muovono, ecco, nonostante abbiamo un patrimonio gigantesco e importantissimo, non ci soffermiamo solo su certe cose, ma guardiamo anche, perché per esempio qui a Bologna c'è, no? La parte del restauro dell'immagine ritrovata, ecco, le pellicole, così io non riesco a parlarci, cioè telefono, non mi risponde, ma nessuno, non ci sono, non esistono, e quindi hanno talmente tanto lavoro che pensiamo che forse un suggerimento ce lo danno. Ecco, va bene, allora presento la Barbara Cattaneo. Ecco, Barbara Cattaneo lavora all'Opificio delle Pietre Dure da un anno, ma la sua, diciamo, carriera prima è stata all'interno della Biblioteca Nazionale di Firenze e è esperta appunto delle fotografie e di materiali fotografici e quindi è stata anche subito messa appunto a insegnare, già da anni collabora con noi comunque a insegnare. Lei ci presenta spunti per una didattica della conservazione della fotografia contemporanea. Grazie mille. Non voglio stupirvi con gli effetti speciali, semplicemente vorrei condividere con voi degli spunti, appunto, quindi delle idee, delle considerazioni che spero appunto siano condivisibili ed accettabili. Per prima cosa una breve premessa sulle problematiche teoriche che investono gli oggetti che noi andiamo a restaurare, gli oggetti fotografici. Quindi la fotografia come bene fotografico, per lungo tempo la fotografia è stata immagine oppure è stata documento e non è mai stato invece un oggetto fotografico. Quindi in qualche modo si è rinunciata a quella che è la sua materialità. Alla fine diciamo i beni culturali come tali, a partire dalla teoria di Cesare Brandi, vengono apprezzati proprio per questa importanza materiale che hanno. Per gli oggetti fotografici bisogna aspettare lo status proprio normativo, il riconoscimento del bene fotografico, che avviene soltanto alla fine degli anni 90. Anche se in realtà appunto le esperienze di restauro a livello italiano partono dagli anni 80 per la fotografia. Se pensiamo invece alla fotografia come un oggetto teorico,
destinata ad essere immagine, documento oppure memoria. E soltanto nel caso in cui la fotografia era oggetto d'arte oppure oggetto rituale poteva effettivamente vantare una propria fisicità. Walter Benjamin naturalmente viene in aiuto per spiegare il concetto di aura e anche la trasmissione che la materialità dell'oggetto fotografico può darci. Se pensiamo invece alla fotografia come oggetto culturale, di regola quando spieghiamo cosa sono i beni culturali ai nostri allievi, li descriviamo secondo quello che è l'asse del bene culturale, quindi è un oggetto che è dotato di materialità, è dotato di una funzione ed è dotato di una temporalità. Pensando ai beni contemporanei in generale e tanto più al campo fotografico contemporaneo, questi oggetti diventano oggetti noti per approssimazione conoscitiva, sono oggetti industriali, non riusciamo mai a conoscerli veramente fino in fondo. Sono oggetti che spesso sono destinati ad una rifunzionalizzazione e sono oggetti che prima della loro vita materiale vengono messi in discussione per la loro impermanenza. Sono oggetti effimeri, sono oggetti che sono destinati spesso come prodotti industriali a scomparire letteralmente. Un esempio di questo concetto appunto di rifunzionalizzazione, soprattutto l'esempio dei colorama, che di fatto è il più importante esempio di marketing a livello di fotografia, marketing dell'industria fotografica. Sono delle campagne pubblicitarie della Kodak che venivano esposte alla stazione di Grand Central, quindi il Grand Central Terminal di New York. Ora appunto dagli anni 50 fino agli anni 90 sono state esposte queste grandissime trasparenze, milioni di persone ci passavano davanti, ora vengono studiate soprattutto perché hanno un'importanza da un punto di vista sociologico, perché hanno di fatto rappresentato e diffuso quello che è l'ideale dell'American Way of Life. Quindi da queste appunto famiglie felici ritratte durante il tempo libero sempre con una macchina fotografica in mano, quindi la fotografia diventava parte della vita quotidiana, questi colorama sono diventati un oggetto di studio, soprattutto sono diventati una mostra itinerante. Quindi dal 2010 la George Eastman House ha ristampato 36 fotografie in digital sea print, scelte all'interno dei 565 colorama che erano stati realizzati. La mostra è disponibile appunto per la circolazione, è molto bella, io ho avuto l'opportunità di vederla nel 2010. Se avete $10,000 potete anche pensare di mostrarla. Soltanto un invito, diciamo un esperimento di pensiero: quando noi effettuiamo lo strappo di un affresco e lo musealizziamo, abbiamo un nuovo oggetto iconico. Che cosa succede invece ad un colorama? È solo un esperimento che vi invito a fare. Passiamo invece al PFP5. Il PFP5 appunto nato insieme alla ridefinizione dei piani formativi professionalizzanti nel 2010, porta con sé naturalmente nuove aspettative didattiche. Le principali sono proprio l'intersettorialità e la possibilità di avere dei nuovi spazi. Per intersettorialità intendo il fatto che spesso gli oggetti che vengono trattati, gli oggetti contemporanei fotografici, potrebbero in effetti essere trattati dal PFP2, che si occupa tradizionalmente del restauro contemporaneo. E ho seguito delle tesi in questo senso alla ISCR a Roma. Non bisogna appunto dimenticare che la loro multimaterialità è l'aspetto preponderante. Perché? Perché sono appunto soprattutto dei supporti industriali e quindi sono protetti da brevetto, c'è una frammentazione da un punto di vista dei saperi legati a questi materiali. Gli spazi didattici invece non sono soltanto degli spazi didattici fisici, sono naturalmente anche degli spazi proprio di lavoro. Allora, per esempio, le nuove applicazioni in campo di tecnologie comunque del restauro vengono ora applicate con gli allievi, quindi avvengono delle sperimentazioni sul campo durante gli anni di corso, non più soltanto nell'aspetto diciamo finale di ricerca a livello di tesi. In più
ci sono dei momenti fondamentali come i cantieri scuola che vengono effettuati da tutti, accademie, dalle SAF invece del Ministero, e che sono un'occasione fondamentale perché avvicinano gli allievi alle collezioni, perché appunto gli allievi prevalentemente invece lavorano all'interno del laboratorio di restauro, del laboratorio tra l'altro della scuola. Vorrei ora invece presentarvi due casi di studio che verranno affrontati dagli allievi della nostra SAF, che attualmente sono al primo anno, quindi questi sono lavori che verranno comunque presi in carico e parteciperanno anche le allievi. Abbiamo 5 allievi al momento. Sono due fotografie che appartengono al centro Pecci di Prato. La prima è quella di Richard Antoi, si intitola Albero mosso dal vento, del 1996. È tutto sommato una fotografia tradizionale perché è una gelatina ad un d'argento che è stata tagliata ed è sotto plexiglass, sotto teca di plexiglass. Quali sono gli obiettivi e quali sono le proposte per l'intervento di restauro? Gli obiettivi. Allora, queste strisce originariamente erano state pensate per muoversi liberamente all'interno della teca. La teca non è suggellata. Al passaggio delle persone per generazione appunto di una carica elettrostatica, le striscioline si muovevano leggermente. Nel tempo sono ruotate, quindi ora manca un'unitarietà di lettura e in qualche modo appunto l'intervento mira proprio a fare questo, cercare di recuperare questa lettura senza però compromettere la leggerezza, la mobilità e la trasparenza del sistema. Quali sono le ipotesi di intervento? Le ipotesi di intervento sono realizzare delle modellizzazioni di queste di questa fotografia e cercare in qualche modo applicare appunto alle strisce di carta una forma di supporto oppure creare una tensione però di tipo magnetico e verificare poi la stabilità planare a seguito di un invecchiamento artificiale. Anche la sostituzione della teca può essere un'ipotesi. Queste in realtà sono tutte ipotesi che vengono fatte e verranno proposte anche alle allievi per cercare di sviluppare la loro capacità nel trovare delle soluzioni creative. La seconda invece è Massimo Bartolini, Aiuole. In realtà Massimo Bartolini è un artista che ha realizzato questa performance del cortile del Pecci e un fotografo che detiene i diritti della fotografia ha avuto l'incarico dello scatto. Quindi gli obiettivi. Gli obiettivi di intervento mira a ridurre il danno da sgocciolamento, che è uno sgocciolamento accidentale. In più ci sono delle macchie violacee che corrispondono agli strati ciano e magenta superstiti. Lo strato giallo probabilmente è stato abraso, comunque eliminato a causa di una pulitura, appunto anche essa maldestra. In più c'è una sporgenza dovuta ad un urto. È abbastanza visibile, credo, tutto questa tipologia di danno. Le proposte di restauro sono sempre le tecniche, classiche di pulitura, quindi rimozione comunque delle sgocciolature su dei campioni naturalmente sacrificali. Un'opzione in più che si apre è quella della possibilità di intervistare autore, fotografo e anche stampatore, perché il Centro Pecci sta valutando l'ipotesi di ristampare la fotografia. Questo appunto ci permetterebbe di far sviluppare alle allievi delle competenze di ricerca orale e poi di discorso etico e critico sull'oggetto all'interno della collezione. Gli spunti didattici veri e propri e finali di questa mia presentazione. Esiste una didattica contemporanea per la fotografia contemporanea? Piccole premesse metodologiche. La fotografia contemporanea è spesso appunto un prodotto industriale. Siamo di fronte per tantissimi supporti fotografici ad un esaurimento tecnologico. Abbiamo quindi anche una disponibilità limitata del materiale sacrificale e le fonti bibliografiche e le esperienze di restauro sono limitate. Quindi quello che dobbiamo spingere negli studenti è quello appunto di sviluppare delle competenze che siano ampie, multidisciplinari e a volte anche su materiali extracurriculari. Abbiamo 5 punti da toccare: messa in sicurezza e restauro, che dovrebbero essere eseguite dal restauratore, spesso non è così all'interno delle collezioni, quindi un punto focale potrebbe essere insegnare i principi di maneggiamento e condizionamento dei materiali. Spingerli sempre di più ad avvalersi della diagnostica e dialogare con i diagnosti, conoscere gli strumenti della diagnostica, conoscere gli strumenti di ricerca disponibili sul web,
in più attivarsi insieme ai docenti per andare ad intervistare gli autori che, trattandosi di arte contemporanea, sono viventi. E un'ultima, diciamo, considerazione legata all'idea della riproduzione. Poiché appunto il concetto grandiano di materialità è legato soprattutto all'arte tradizionale occidentale, c'è bisogno di un approfondimento del concetto di restauro non occidentale e di un concetto specifico per l'arte contemporanea per arrivare ad una revisione e ad un adattamento della teoria e della pratica del restauro. Vedo già il mio direttore che fa no con la testa. Da questo punto di vista io invito, naturalmente è un'opinione, però invito comunque alla lettura di Forever Young, la tesi di dottorato di Monica Marchesi con una collega dello Steinele, che è disponibile online. Vi ringrazio moltissimo. Il magazzino di conservazione di Intesa San Paolo è collocato all'interno di un caveau
al quale si accede attraverso una procedura di sicurezza prevista dal protocollo aziendale. Gli arredi sono dislocati intorno alle pareti, qui sono disposte scaffalature metalliche e nella parte mediana classificatori a quattro cassetti. E il riferimento delle opere risulta piuttosto agevole. Il deposito inoltre è suddiviso in più ambienti dotati di due moduli di impianti di climatizzazione per il controllo microclimatico. L'illuminazione avviene attraverso l'uso di luce neon, inoltre è presente anche un sistema di rilevamento dei fumi. Le fotografie sono affisse su rastelliere metalliche, come potete vedere dalla fotografia, attraverso sistemi di affissione con diverse attaccaglie. Le fotografie sono state trasportate in casse ligne chiuse, leggermente sopraelevate da terra. Alcune fotografie in realtà sono ancora attualmente conservate all'interno di queste casse in posizione verticale in attesa di una sistemazione definitiva e sono mantenute separate tramite listelli rivestiti di feltro colorato, quindi idoneo alla conservazione e in molti casi rilascianti fibre. E inoltre il fondo e la parte superiore sono protetti da polistirolo. Vedete qui nelle immagini alcuni frammenti di fibre colorate e alcune opere sono ancora imballate e posizionate in posizione verticale in attesa di essere collocate in una sistemazione definitiva. L'analisi dei montaggi conservativi e le cornici, le fotografie sono conservate all'interno di cornici in legno con una protezione anteriore in plexiglass. Il fondo è costituito da cartoni non idonei per la conservazione o da lastre di compensato. Vedete il verso in cui la chiusura è assicurata con lamelle flessibili e carta da pacco adesiva. E inoltre sul verso di ogni cornice compare il certificato di autenticità firmato dall'artista. Le fotografie di grandi dimensioni sono supportate da telai lignei con traversa di sostegno o anche da telai metallici. Qui è il certificato di autenticità con una serie di informazioni, mentre le fotografie sono alloggiate all'interno delle cornici tramite diversi sistemi, con passepartout in alcuni casi idonei alla conservazione, tramite distanziatori che quindi procurano una distanza tra il plexiglass di protezione e la fotografia, o con il plexiglass direttamente a contatto, o in alcuni casi ancora con le fotografie senza una protezione anteriore. Le fotografie di grande formato che sono ancora conservate all'interno delle casse di trasporto sono direttamente a contatto con cartoncini da trasporto non idonei alla conservazione. In alcuni casi il plexiglass è anche protetto da un asso di protezione sul retto impiegato per il trasporto delle opere. Le analisi delle fotografie sono state esaminate circa l'80% delle fotografie conservate nei depositi e sono fotografie che variano il formato dal 24x36 al grande formato 110x165 e le cui cause di principali deterioramenti sono riconducibili a fattori di carattere antropico e quindi a non idonea manipolazione, produzione e a danni accidentali. Si evidenziano anche alcuni montaggi inadeguati per l'assenza di distanziatori o passepartout che hanno generato punti di contatto tra le fotografie e il plexiglass. Qui vedete appunto le opere che presentano danni fisici di maggior rilievo, che sono quelle prive di protezione anteriore, in cui l'assenza della quale ha provocato abrasioni dei supporti dell'immagine. Vedete altre tipologie di abrasioni dovute per esempio all'estrazione delle fotografie dalla cassa. E in alcuni casi alcune lamelle flessibili impiegate per la chiusura del verso sono state applicate direttamente a contatto con il retto della fotografia con conseguenti danni fisici. Inoltre si riscontrano molti depositi superficiali per lo più incoerenti sia all'interno che all'esterno, soprattutto all'esterno delle cornici, in alcuni casi anche all'interno. Vedete appunto rappresentato in figura alcuni depositi superficiali incoerenti dentro il montaggio, al di fuori del montaggio e ancora al di fuori del montaggio, in questo caso un deposito superficiale di vernice
e le basi superficiali anche sul verso. Sono stati osservati anche danni meccanici relativamente più importanti, come deformazioni laterali accidentali o lacune angolari di lieve entità, lacune di immagini, e nelle fotografie invece di grande formato, deformazioni e ondulazioni nonostante sul verso vi siano traverse di legno. Poche alterazioni chimiche sono state osservate, veramente molto poche, e in un caso si evidenzia un resto entomologico all'interno di un montaggio di una fotografia. E questi sono danni appunto relativi ai montaggi esterni, quindi alle cornici, quindi depositi superficiali di vernice, lacune angolari, abrasioni del telaio di montaggio, residui di nastro adesivo e di carta sul verso dei montaggi, vedete sempre su una cornice con un residuo di nastro adesivo. Alcuni attaccagli e sistemi di affissione sono risultati divelti, e anche alcune carte di montaggio. Sto finendo, terminando. Sarà proposto in un'ottica futura, sarà proposto un piano di conservazione preventiva volto all'adeguamento delle tipologie di alloggiamento delle fotografie di grande formato delle casse o imballate a meno di 15 cm dal suolo. Inoltre si prevede l'adeguamento dei sistemi di montaggio, e allo stato conservativo attuale del fondo non sono previsti interventi diretti se non una depolveratura delle fotografie sottoposte all'intervento conservativo. L'adeguamento di sistemi di condizionamento e montaggio prevede l'immissione di distanziatori tra fotografia e cornice in modo da impedire il contatto diretto tra immagine e plexiglass, che potrebbe generare fenomeni di adesione a causa di fluttuazioni termogrammetriche. Questa distanza di sicurezza è anche uno spazio vitale all'interno della quale la fotografia può modificare il suo assetto dimensionale senza andare incontro a compressioni deformanti. Inoltre saranno anche sostituiti materiali non idonei come cartoni e compensato. Per garantire una corretta manutenzione nel tempo si suggerisce una spolveratura programmata e periodica degli ambienti, delle scaffalature e delle fotografie, considerando la spolveratura come un'azione diretta, manutentiva, indispensabile al fine di evitare l'accumulo di particelle di materia organica e inorganica a fonte di contaminazione biologica e chimica. Grazie. Insegna qui all'Accademia di Belle Arti di Bologna, si è formata all'Opificio, e quindi è restauratrice materiale cartaceo e membranace, e poi appunto nel tempo ha sviluppato anche lei, diciamo, quindi da anni questa preparazione nell'ambito delle fotografie. E lei ci parla di nuove metodologie di intervento applicate nella didattica del restauro dei materiali fotografici. Allora, buongiorno a tutti, io solo un minuto per ringraziare tutti i presenti, relatori, moderatori, BGC e tutti i colleghi dell'Accademia, perché questo convegno mi sta particolarmente a cuore dato che insegno questa materia dal 2012 qui. Ecco, il mio intervento tratterà di nuove metodologie applicate ai beni fotografici all'interno della didattica in Accademia, e didattica che si sviluppa in due anni di corso, il terzo e il quarto, all'interno del profilo PFP5. Studio delle tecniche e realizzazione di facsimile di provini atti all'attuazione di procedimenti di restauro sono accompagnati da visite didattiche e cantieri all'interno di archivi fotografici che hanno la finalità di arricchire il percorso formativo dello studente in modo da condurlo all'ultimo anno in cui sceglierà di sviluppare la tesi di laurea su una delle materie di restauro del corso. Le migliori tesi vengono pubblicate nei quaderni dell'Accademia e siamo ormai giunti al terzo numero, come si diceva prima, e abbiamo la possibilità appunto di in questa occasione di visionare i principali lavori che sono stati pubblicati in tesi proprio nel campo del restauro fotografico, nei poster che vedete alle vostre spalle. La ricerca in Accademia si basa fondamentalmente su tre punti. Allora, il primo
primo è quello legato ai workshop interdisciplinari che noi sviluppiamo dal 2014 per i nostri studenti, quindi all'interno della didattica, i progetti esterni e le tesi di laurea, come dicevo. I workshop sono stati soprattutto quelli dedicati ai veli bricolati, ai gel e nanogel molto recentemente, e ci tengo a sottolineare un approccio interdisciplinare per la sperimentazione su diversi supporti. Quello che noi facciamo quindi è non solo collaborare con i colleghi docenti, appunto qui Camilla Roversi Monaco, Carlotta Letizia Zanasi, ma anche con il profilo PFP2 che vede appunto la partecipazione spesso del nostro collega Andrea Del Bianco, che è anche un chimico e restauratore della carta. L'approccio appunto di interdisciplinare, quindi il legame con il profilo PFP2 di cui parlava prima la mia collega, è molto importante anche qui. Grazie proprio a questa collaborazione abbiamo messo a punto il workshop sui veli bricolati che poi abbiamo applicato anche in fotografia, quindi attraverso l'impiego di resine acriliche in percentuali variabili. La riattivazione di questi veli che vengono appunto precollati avviene con solventi come gli esteri a basso peso molecolare. Nel 2014 siamo partiti con la foderatura di un'albumina con veli precollati e l'albumina, che appunto come ben sapete ha strutturalmente delle problematiche perché tende all'arrotolamento, ha un supporto molto sottile, e dopo la foderatura non ha mostrato alcuna variazione dimensionale, una forte stabilizzazione e abbiamo naturalmente verificato la reversibilità. E il velocetto è il 508 preparato con soluzione di Plextol B500 1-3 e successivamente riattivato con acetato di bottiglia. Prima e dopo il trattamento non abbiamo notato nessuna alterazione dal punto di vista del lato immagine attraverso una verifica a microscopio 100 per. Quindi questo procedimento ci dà la possibilità di non apportare umidità, non avere nessuna interazione con il solvente al momento dell'applicazione e garantisce una massima planarità che altrimenti con altri tipi di collanti non è sempre facile ottenere. Successivamente siamo passati a materiali un po' più moderni, diciamo, questo è una fotografia del fondo dell'Accademia che aveva problematiche, come vedete era incollata in modo disomogeneo su un supporto inidoneo. Il distacco è stato doveroso, l'intervento naturalmente di pulitura superficiale e rimozione del collante è avvenuto e poi successivamente si è deciso invece di applicare un supporto, quindi nuovamente un velo precollato con un rapporto 1-2. E la maggiore struttura della carta varietata necessitava infatti di una maggiore protezione, una maggiore stabilizzazione. E l'ultimissima parte appunto che è legata appunto ai workshop che noi proponiamo agli studenti è anche legata appunto ai gel nanostrutturati che abbiamo appena testato, quindi non è soltanto diciamo la messa a punto di nuove metodologie, ma anche naturalmente il test di prodotti esistenti in commercio. Sia nel caso di pulitura superficiale che di rimozione di collanti hanno dato ottimi risultati, anche sulla fotografia. I progetti esterni, il secondo punto legato alla nostra didattica, sono fondamentali per un collegamento anche con le istituzioni della città. Fucine, Restauri in Prima Visione, fa parte di un progetto più ampio tra istituzioni e un patrimonio ed è una convenzione fra ABABO, IBC e Cinetica di Bologna. E approfitto per ringraziare i colleghi per la loro collaborazione, Danilo Danese e Maurizio Finotto, che hanno contribuito anche all'aspetto grafico e video del progetto, quindi un progetto tutto tondo. Per quanto riguarda la fotografia, abbiamo restaurato il fondo Albert Samama Shipley, che è stato un pioniere della fotografia del cinema all'inizio del Novecento. Il fondo era compromesso dal punto di vista dal punto di vista strutturale, aveva problematiche di carattere chimico, molte fotografie erano incollate l'una sull'altra e in questa sede vi presento soltanto due degli interventi effettuati. Uno su una panoramica che quindi aveva naturalmente la peculiarità di essere un materiale composito, una fotografia composita, che ancora una volta abbiamo foderato con un velo precollato, questa volta con QSG al 6% ed etanolo.
Diciamo che la novità in questo caso sta nella riattivazione a parte, l'adesivo era molto era ancora piuttosto efficace, quindi siamo riusciti a applicarlo senza dover effettuare pressione particolare, come invece capita con il Crucial G. E la studentessa che vedete ha lavorato in modo estremamente accurato, ha deciso appunto insieme a noi naturalmente di effettuare una foderatura rispettando la porzionatura dell'immagine e attraverso il velo precollato riusciamo anche a effettuare una foderatura cadenzata, quindi non svolta in un unico momento su tutte le parti. E vedete anche il montaggio finale, abbiamo voluto rispettare l'andamento anche dimensionale e comune dell'oggetto e abbiamo voluto naturalmente rendere leggibile tutte le sue parti. Il secondo intervento è quello su un blocco di fatto di 27 positivi tutti incollati uno sull'altro. L'ambiente conservativo d'origine era purtroppo ha fatto sì che le primissime immagini fossero compromesse, ma quelle che abbiamo scoperto naturalmente nella fase di distacco non lo erano affatto. In questo caso abbiamo di fatto lavorato in due momenti diversi, abbiamo modificato con membrana capillare vaporizzatore a ultrasuoni e gli studenti sono riusciti a effettuare un distacco e contestualmente un consolidamento, quindi le tecniche combinate messe a punto durante l'intervento e messe in pratica naturalmente dai ragazzi del quarto anno hanno portato ad avere delle immagini inedite in questo fondo. Il progetto, grazie appunto a IBC, il progetto Fucine, ci ha consentito anche di mettere a punto una ricerca, sempre interdisciplinare, ancora una volta, sul materiale nuovo che vorremmo cercare di mettere nuovamente a fuoco o anche in seguito, è il cellophane che è stato utilizzato normalmente per la produzione di manufatti artistici, è stato inventato nel 1908 e presenta alcune caratteristiche compatibili con differenti tipologie di manufatti su supporto trasparente, quindi anche per opere in acetato di cellulosa. E in primo luogo sono state fatte delle prove da un nostro studente che anch'esso è presente nell'ultimo numero della rivista Enrico Biason con la sua tesi sui rodovetri e successivamente abbiamo effettuato nuove prove di umidificazione tiraggio di questo materiale che ci è sembrato efficace anche per la foderatura. Abbiamo foderato un campione naturalmente di acetato di cellulosa con idrossido di cellulosa e il cellophane ha reagito molto bene, si è mostrato compatibile, ha mantenuto la trasparenza e quindi perché no lo vediamo come possibile materiale per poter intervenire anche sulla fotografia contemporanea. Solo un'ultimissima cosa, due tesi di laurea che appunto vedete alle vostre spalle, ci tengo a mettere a fuoco il lavoro importante dei nostri ragazzi. Rebecca Ranieri ha sviluppato una tesi molto, molto lunga su il fondo titano sempre dell'archivio della Cineteca di Bologna e ha effettuato delle prove di stripping, quindi prove anche diciamo, naturalmente sempre su campioni di separazione del lato immagine da supporti altamente danneggiati quali quelli in acetato di cellulosa, quindi potete poi leggere naturalmente il poster che è alle vostre spalle. Anche Laura Fratanelli ha fatto un lavoro interessante, invece in questo caso abbiamo collaborato con la Fondazione Arti Visive di Modena, quindi Galleria Civica, in questo caso sono le fotografie di Roger Pic, sulla quale Laura ha fatto un lavoro interessante anche di studio sull'integrazione e un'analisi invece del degrado del colore sui positivi di Reinhard Wolff. Finito. Cosa che è già stata detta anche da Giovanna Cassese, che appunto non ci danno soldi per le
ricerca, non c'erano soldi per i dottorati, per i dottorandi, per chi volete. Quindi noi abbiamo fatto un pochino di ricerca, un po' perché ci piace e un po' perché l'IBC, viva Dio, ci ha dato un pochino di fondi per approfondire questo discorso sui supporti trasparenti, ed è scandaloso. Però, a parte questo, torniamo invece all'intervento di Brera, che so essere molto interessante.
Quindi Chiara ha fatto naturalmente un excursus dei vari trattamenti di finitura a rivestimento e senza rivestimento, come quello della smaltatura, e poi ha individuato quali possono essere le caratteristiche, diciamo, per riconoscere eventualmente una foto smaltata da una. Queste sono le analisi che sono state realizzate, quindi diciamo che naturalmente non sull'album, ma su stampe campione, sono state di carte della medesima tipologia fatti dei test di invecchiamento artificiale per capire se una foto smaltata e una foto non smaltata in realtà hanno un tipo di invecchiamento differente, quindi perdita di lucentezza, misurazione del colore, quindi densità eccetera. Per fare questo sono stati fatti appunto degli invecchiamenti accelerati, ovviamente le tabelle e le analisi sono tantissime, vi riassumo molto velocemente che in questa prima fase di analisi abbiamo veramente riscontrato come il trattamento di smaltatura, che è semplicemente un trattamento per rendere più glossy la superficie ma senza aggiungere materiale, produce delle stampe che sembrano essere più resistenti nel tempo. Dal punto di vista appunto delle future campagne di conservazione. Poi però Chiara è andata avanti e ha testato anche che cosa succede trattando una foto smaltata e non smaltata con i normali trattamenti, più comuni trattamenti di restauro, quindi azioni di solventi, consolidamenti dell'emulsione, quindi uso di adesivi, di nuovo uso di adesivi con per il consolidamento di strappi e foderature e umidificazioni per lo spianamento. Quindi proprio attraverso un campionamento molto massiccio, di cui io vi riporto veramente pochissimo, fondamentalmente si è stabilito che queste carte, che spesso difficili da distinguere, quindi carte smaltate e non smaltate, in realtà hanno dei comportamenti diversi tra di loro. Dobbiamo tenere conto di questi risultati per avviare campagne sia di conservazione ma anche di vero e proprio restauro. Passo velocissimamente alla seconda tesi, che è una tesi come la terza che abbiamo realizzato in collaborazione con la fototeca Panizzi di Reggio Emilia, in particolare nella persona della dottoressa Laura Gasparini, che ci ha seguito moltissimo, e in questo caso voglio dire rispondere un po' a quello che diceva la dottoressa Moro stamattina, cioè tengo moltissimo, quando è possibile, che i ragazzi possano lavorare presso gli archivi. Lei ne parlava, diciamo, come professione restauratore, ma cominciamo con i ragazzi perché, per quella che è anche la mia esperienza professionale, è importantissimo lavorare nel posto dove la fotografia è, dove la fotografia viene conservata, dove la fotografia viene studiata, e in questo senso la collaborazione con la dottoressa Gasparini è stata sempre fantastica, perché è una persona che da anni lavora in questo senso, e per le ragazze è stato importantissimo poter approcciare gli interventi di restauro interfacciandosi sempre con il curatore della collezione. Quindi le decisioni sono state prese sempre in accordo, come dire, in diretta sul momento con la curatrice della collezione. Quindi questo è veramente importante nel momento in cui si realizza un progetto di restauro, come si diceva, progetti complessi, gestire la complessità, no? Non il singolo pezzo, ma fondi, collezioni, grandi numeri, che è come dire, la caratteristica principale dell'archivio ed è quello che noi siamo chiamati spessissimo a trattare. Quindi Carlotta Frangi ha restaurato delle opere di Luigi Ghiri, quindi opere estremamente importanti, del Nucleo Paesaggio Italiano, di 108 stampe fotografiche, ne sono state selezionate 30 per il suo lavoro. Questo è uno schema, diciamo, lei ha lavorato con delle specie di mappe concettuali per esemplificare in tesi tutti i passaggi dei suoi restauri e le decisioni prese. Vista con camera sono 166 stampe che avevano dei montaggi non idonei, realizzati immediatamente dopo la morte di Luigi Ghiri, per una mostra in suo onore appunto a pochi mesi dalla morte, volute dalla moglie e realizzate dal suo stampatore storico.
anche qui abbiamo lo schema del suo progetto, e poi degli oggetti molto particolari, dei piccoli album di provini a contatto molto molto importanti per la fototeca, per lo studio del lavoro di Luigi Ghieri, che presentavano dei problemi di fortissime alterazioni delle colle, ma era necessario mantenere questo oggetto album, questo oggetto che non è un'opera finita, sono oggetti di lavoro del fotografo, ma estremamente importanti, così come ci ha raccontato la curatrice stessa. E con lei abbiamo sperimentato e trovato delle soluzioni per mantenere questo oggetto integro, eliminando completamente i problemi di alterazione delle colle. Qui diciamo il modo per, come dire, nel secondo tomo la sua indagine si è focalizzata, diciamo, sul capire qual è il trattamento di rivestimento superficiale delle foto di Luigi Ghieri, che molto spesso sono verniciate, quindi questo è un particolare, una particolare caratteristica delle sue stampe, e lei l'ha fatto intervistando lo stampatore e poi attraverso le indagini diagnostiche, appunto, realizzate presso il Politecnico, il Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano, sempre con un docente della nostra accademia, e abbiamo scoperto finalmente qual è questa famosa vernice di Ghieri, che è una vernice in realtà di produzione industriale. Abbiamo visto che in tutta la sua produzione dagli anni 70-90 fondamentalmente non cambia, e abbiamo anche stabilito che molto probabilmente tante delle alterazioni sulle foto di Ghieri che venivano imputate alla vernice, al trattamento di finitura, in realtà molto spesso non lo sono. Poi lei ha fatto una sorta di trattazione di come sono conservate le opere di Ghieri in varie istituzioni. Esplorazioni sulla Via Mille di Maiera Brevi, sempre un nucleo della Fototeca Panizzi di Reggio Emilia, con foto, vedete, di autori importantissimi, e quindi una parte di restauro, diciamo, piuttosto classica, soprattutto concentrata sull'analisi di moltissime etichette che erano state applicate con l'alterazione degli adesivi, e poi lei ha indagato molto questo fenomeno del fading, cioè quello che chiamiamo un po' scorrettamente miraggio magenta, e quindi diciamo dal punto di vista conservativo, curatoriale, con un'intervista a Roberta Valtorta, istituzionale, con interviste a Laura Gasparini stessa per la Panizzi, a Paolo Barbaro per l'Oxap, di cui avete sentito parlare stamattina, Maddalena Cerretti del Mondo.